We welcome the initiative of SIAM to focus on migration from the perspective of agriculture. Naturalmente il SIAM può sviluppare un ruolo fondamentale nello sviluppo agricolo e noi cercheremo di aiutare questa iniziativa così come possiamo fare. Naturalmente abbiamo apprezzato il lavoro già fatto dal SIAM nel Mediterraneo attraverso il partenariato di innovazione, attraverso il trasferimento delle innovazioni per poter migliorare la sostenibilità e la disponibilità idrica. Siamo consapevoli del ruolo del SIAM nel offrire expertise nell'ambito della politica di prossimità europea per i paesi del sud, soprattutto adesso l'iniziativa EMPARD. Per coloro che non conoscono, EMPARD è una piattaforma di collaborazione con gli stakeholder per la condivisione delle esperienze e del dialogo per lo sviluppo agricolo e rurale di tutta l'Europa e soprattutto per il Mediterraneo e per i paesi prossimi. Ecco, dobbiamo metterci insieme per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni esposte al clima, all'incertezza, al cambiamento climatico. Dobbiamo condividere le stesse regole del gioco, ecco perché è un patto, e condividere significa mettere insieme tutti gli attori della filiera, dall'agricoltore, all'associazione, ai governi, per metterci d'accordo sulla condivisione delle regole, per creare nella zona mediterranea quella area di pace e prosperità condivisa, basandoci sull'agricoltura, perché se l'imperativo dei prossimi anni è quello di aumentare le produzioni, perché aumenterà la popolazione, e ridurre gli sprechi, anche grande battaglia, dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze, la ricerca, la capacità di prendere le conoscenze perché rispondano ai bisogni. Tutto questo significa PacMed, una proposta che abbiamo condiviso e sono contento che il commissario Hogan ha detto che questa è anche la mia proposta e anche il Presidente del Consiglio dei Ministri d'Europa abbia detto la stessa cosa, quindi è un grande successo per la nostra organizzazione. Devo dire con un pizzico di sciovinismo anche per la nostra Puglia, perché uno degli istituti dell'organizzazione è proprio in Puglia e quindi c'è anche una fierezza di poter anche valicare quelli che sono i nostri confini regionali e nazionali per guardare oltre. Il titolo è semplificazione, rendere più semplice l'applicazione di questa politica agricola europea che, ricordiamolo, investe quasi il 40% del bilancio europeo con importanti risorse ai nostri agricoltori. Vogliamo rendere più semplice l'applicazione del greening, uno dei grandi temi di riforma che abbiamo portato nel 2013. In che modo? Per esempio alzando la soglia nella diversificazione. Vogliamo che tutte le piccole imprese siano esenti da questo obbligo, così come vogliamo rilanciare sui giovani togliendo ogni limitazione all'accesso delle risorse per i giovani agricoltori, cioè per gli imprenditori agricoli sotto i 40 anni. Infine, l'argomento forse più importante di questo regolamento Omnibus, rafforzare tutti gli strumenti per la gestione dei rischi, per gestire meglio le crisi di mercato che, come sapete, in agricoltura sono molto frequenti.